Perché cerchi Gesù? Cristo è risorto! Buona giornata e buon inizio settimana, carissimi fratelli e sorelle in Cristo. Oggi accogliamo un Vangelo bellissimo che è il capitolo 6 di Giovanni, 22-29. Il giorno dopo, la folla, rimasta dall'altra parte del mare, vide che c'era soltanto una barca e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma i suoi discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là, e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?» Gesù rispose loro: «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Amen». Carissimi, oggi e in altri giorni di questa settimana accoglieremo questo capitolo 6 del Vangelo di Giovanni. Siamo dopo il fatto della moltiplicazione dei pani. Ed è bello sentire in questa lettura che la folla che ha fatto l'esperienza di Gesù, che ha moltiplicato i pani, lo segue, lo cerca, addirittura passa dall'altra parte del lago fino ad arrivare a Cafarnao, dove Gesù era solito stare, abitare e predicare, e lo cercano. E Gesù dice: «Sappiate che in realtà voi mi state cercando non perché avete visto dei segni, non perché credete che io vengo da Dio, non perché credete che io sono il Messia, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati». Fratelli e sorelle, molto spesso è proprio così la nostra vita. Noi cerchiamo Gesù non perché abbiamo fiducia in Lui, non perché con il nostro cuore vogliamo seguirlo, aderire al suo progetto, alla sua volontà, ma lo cerchiamo per stare bene, in un modo utilitaristico, cioè per scopi personali. Perché ho un problema, allora Signore io ti sto cercando, donami la soluzione. Perché ho un disagio, ti dico: Signore porta la pace, che va bene. Siamo uomini, siamo fatti di carne. Anche queste persone avevano mangiato il pane e hanno detto: andiamo da Gesù. Siamo in tempi di crisi, magari ci moltiplica anche il pane che abbiamo a casa. E magari anche qualche soldo e qualche denaro potevano anche pensare. E Gesù si meraviglia che lo stavano cercando. Non perché avevano creduto in Lui, ma perché le loro pance si erano riempite di quei pani, erano stati saziati. Ecco che sfrutta questa occasione per dire: cercate il cibo che dura per la vita eterna, il cibo che rimane per sempre, il cibo che vi sazia. Perché nel mondo voi troverete tanti pani, nel mondo voi troverete tante situazioni, tante persone, tante circostanze, occasioni o tentazioni che vi dicono: mangiami,
così starai bene. Mangiami, così riempirai i tuoi vuoti. Mangiami, e così poni fine a tutti i tuoi problemi. Gesù oggi ti dice e dice anche a me: io sono il pane della vita. Chi mangia di questo pane ha la vita eterna. Allora diamoci da fare non per il cibo che non dura, ma per quello che dura per la vita eterna. Il mondo questo non lo dice, il mondo ci offre: prendi questo, starai bene, costa poco. Prendi quest'altro, vivrai meglio di prima, certamente. Gesù ti dice: io sono il pane della tua vita. Se vivi di me, se ti cibi della mia parola, vivrai in eterno e i tuoi vuoti saranno riempiti. I tuoi vuoti non ci saranno più, perché Cristo li riempie. E allora oggi andiamo da Lui con questa sincerità, dicendo: grazie Gesù, grazie perché Tu sei il pane di vita. Ti cerco perché credo in Te, perché ho fiducia in Te, ho fiducia nella Tua parola. Ho fiducia che Tu sai saziarmi e riempire i miei vuoti. A Te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, ecco, la domanda di oggi come slogan è un po' provocatoria, ma ci spinge a fare un passo di fede. Perché cerchi Gesù? La risposta la viviamo. Non dobbiamo dirla a parole. Viviamo una stretta relazione con il Padre. Viviamo un ascolto delle parole di Gesù quotidiane con il suo Vangelo e invochiamo lo Spirito Santo che è al nostro fianco. Grazie che mi avete accolto. Ci vediamo domani. Ciao. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Proteggimi, o Dio, in Te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei Tu. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle Tue mani è la mia vita. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Mostraci.